Buongiorno Ateneo di Parma e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG Lercio, ma andiamo subito con le notizie più importanti. Scienza, scoperta cura per la malattia che fa dire ai DJ vado a suonare. Federico, da quanto hai iniziato a scrivere facendo della satira? Ma abbiamo iniziato in realtà un po' tutti insieme noi nel 2009, quindi in realtà ci pensavamo prima, già 8 anni che condividiamo questa passione. Già io in realtà scrivo da qualche anno prima, poi vabbè Silvio molto di più, però sì, più o meno che abbiamo trovato questa unione, gusto comune dai tempi di Luttazzi, insomma, ci riconoscevamo in quel gusto. E tramite un'iniziativa che ebbe lui nel 2009, che avviò nel suo sito questa rubrica che chiamava La Palestra, cui da insomma tutta Italia gli mandavano notizie sui fatti del giorno, ci siamo ritrovati a esercitarci, mandare battute ossessivamente, in maniera compulsiva, ossessiva. Quando hai incominciato a scrivere di satira? Ma guarda, scrivere di satira veramente ho iniziato anch'io nel 2009, prima... Ho scritto monologo, così fatto degli spettacoli e della satira c'era dentro, ma che mi sono concentrato veramente sulla satira è nata proprio con Daniele Luttazzi. Poi siamo cresciuti da palestra di Daniele Luttazzi ha chiuso e noi abbiamo invece continuato formando un gruppo, un collettivo che si chiamava Acido Lattico, esatto, e poi niente, è arrivato Lercio. Marco Pannella compare in sogno a un ragazzo e gli rivela dove vendono il fumo migliore. Siamo in tanti e la nostra forma al momento non è quella di, diciamo, lavorativa, ecco, al momento. Beh, no, io tiro coltelli al Circo Orfei. E tu? Beh, io insegno teatro ai ragazzi, faccio monologhi, che adesso chiamano tutti stand-up comedian, quindi... Lo sono anch'io, però fino a qualche tempo fa erano monologhisti, però è così, faccio questo. Sempre a proposito di droga, giovane fuma uno spinello e muore dopo 87 anni di agonia. Ladro riesce ad entrare in 800 appartamenti, presentandosi al citofono come io. Come parte di Lercio sono tutti collaboratori, che età media hanno? Ma siamo, diciamo, abbiamo un ampio range, andiamo dai 25 ai 50, insomma, quindi abbiamo questa... Una cosa molto bella di Lercio è che ci unisce, insomma, unisce delle esperienze diverse e umanamente ci arricchisce tanto, perché prendiamo un po' da varie ricchezze, ecco. E come scegliete chi diventa collaboratore? Ma guarda, per adesso siamo quelli che siamo partiti praticamente. Siamo molto chiusi. Però qualche innesto ultimamente ci dovrebbe essere, anche se non è effettivamente dichiarato. Come nasce un articolo di Lercio normalmente? Ma penso come qualsiasi articolo di giornale, partendo da una base che sia vera e la segui cercando di non dare il tuo punto di vista, ma di raccontarla appunto come se fosse una cronaca vera, distaccato oggettivamente. Abbiamo esempi di politici che hanno preso per vere le nostre notizie, da Gasparri a un senatore verdiniano. Abbiamo i giornali in cui a volte si crea questo cortocircuito. È successo che il Ministero delle Pari Opportunità ci ha chiesto di ritirare un articolo di Vittorio Lattanzi e all'interno, diciamo, della pandemia Ebola, del panico, non pandemia, era proprio un panico ingiustificato, e scrisse: contrae l'Ebola da un tris di fantasmini preso da un Vucomprà. Quindi è una cosa assolutamente assurda, però il Ministero delle Pari Opportunità ci scrisse di togliere questa notizia perché poteva confondere, diciamo, l'ignoranza diffusa in rete. E in quel caso ci è sembrato consono assecondare questa cosa. A proposito di salute, cerca i suoi sintomi su Google e scopre di aver perso una gamba.